Milano, lunedì 17 marzo 1975. In un appartamento al terzo piano di via Settala 57, una casa formata da quattro locali più servizi, con la moquette rossa, arredata con mobili moderni, vivono Gian Pietro Tribolati, di 28 anni, grafico, fotografo e pittore, e la moglie, Franca Valentina Masneri, di 25 anni, figurinista e stilista di moda. Prima di sposarsi, sono stati fidanzati per 6 anni, poi hanno scelto il rito civile. Sono una coppia molto serena e condividono la passione per la fotografia, per lo sci e per la montagna. Hanno tanti amici e conducono una vita felice. Valentina dice che preferisce essere chiamata così, con il suo secondo nome, e viene descritta come una ragazza moderna, moderna nei gusti e nel lavoro, ma all'antica per l'attaccamento alla famiglia. Lo stabile di via Settala 57 è un edificio vecchio, senza ascensore. L'appartamento appartiene ad una zia di Gian Pietro. Dopo pranzo, quel pomeriggio, il ragazzo andrà a lavorare nel suo studio fotografico e pubblicitario di via Serbelloni, di cui è il titolare insieme ad un amico. Intorno alle 17:30, però, si accorgerà di aver dimenticato a casa un mazzo di chiavi che deve restituire ad un collega e quindi tornerà in via Settala. Sono circa le 18 e non appena entra in casa, Gian Pietro fa una terribile scoperta. Nel salotto c'è il corpo di sua moglie, a terra, fra le poltrone, con delle ferite tremende sulla schiena e sulle braccia. Una mano è stata staccata di netto, la moquette è intrisa di sangue. Gian Pietro si precipita al telefono per chiamare aiuto, ma il filo dell'apparecchio è stato strappato, quindi scende di corsa per le scale. Come riporta il Corriere della Sera, Tribolati ha cercato un telefono e ha subito avvertito l'amico dello studio fotografico. Subito dopo, l'uomo chiama la polizia e arrivano i funzionari della volante e della squadra mobile. Nessuno quel giorno ha visto entrare o ha notato uscire qualcuno di sospetto. Valentina, che indossa un paio di jeans, delle pantofole e un maglioncino, ha tentato di difendersi disperatamente e i segni di quella difesa si notano. I mobili sono fuori posto e tutto a soqquadro. La donna deve aver cercato di sfuggire ai colpi dell'assassino, forse ha tentato di arrivare alla porta di casa e deve aver sicuramente gridato, ma non c'è nessuna testimonianza e questo rende molto difficile stabilire quando sia avvenuto il delitto. Si ipotizza comunque che sia accaduto tra le 15 e le 16. L'orario si è potuto circoscrivere grazie alle testimonianze del marito e dei genitori della ragazza. Valentina sarebbe dovuta partire quel giorno. Aveva un volo alle 17:55 per Stoccarda e Francoforte. Si trattava di un viaggio di lavoro. Valentina doveva illustrare ad un'azienda di moda tedesca alcuni cataloghi per conto della Anik, sezione fibre sintetiche, da cui aveva avuto l'incarico di creare dei bozzetti. La ragazza aveva già preparato una valigia di fotografie da mostrare ai clienti. Gian Pietro Tribolati ricostruisce anche l'ultimo fine settimana passato insieme a sua moglie. Sabato e domenica lui ha lavorato e lei ha preparato le ultime cose per la partenza. Gian Pietro deve stampare delle fotografie di moda per una sua collega. La domenica mattina il ragazzo si sveglia presto nonostante abbia lavorato quasi tutta la notte. Poi va a stampare le fotografie insieme ad un amico che lo aiuta. A mezzogiorno Gian Pietro torna a casa a mangiare. Poi ritorna al lavoro e finisce intorno alle 20:30. Quella sera, quella domenica, Gian Pietro porta a casa 4 pizze, per lui, per Valentina e per 2 loro amici, marito e moglie, che sono venuti a cena da loro. Dopo aver mangiato la pizza, i quattro vanno al cinema a vedere Assassinio sull'Orient Express. Nel film, un uomo viene ucciso con 12 coltellate. A Valentina il film non era dispiaciuto. Anche se era rimasta infastidita dalla scena dell'accoltellamento, non le piacevano i film violenti. Lunedì mattina, Gian Pietro e Valentina si svegliano abbastanza presto. Lui fa il bagno, mentre lei ha ancora delle cose da fare. Deve completare dei disegni da portare in Germania. Intorno a mezzogiorno escono insieme e vanno in Viale Lombardia 10 dai genitori di Valentina, che hanno comprato loro della carne, che devono ritirare. I ragazzi tornano a casa e pranzano insieme. Ti faccio gli spaghetti, aveva detto Valentina, perché poi in Germania non li posso mangiare. Intorno alle 14:05
Arriva un amico col quale Gian Pietro deve andare a lavorare. Stanno aspettando un terzo amico che deve aiutarli a portare nello studio fotografico una scrivania. Ma visto che non arriva, quella scrivania la portano via loro due, Gian Pietro e il suo amico. Prima di scendere, bevono due bicchierini di vodka e si fumano una sigaretta, facendo due chiacchiere in salotto. Poi Gian Pietro se ne va e vede sua moglie affacciata alla finestra che lo saluta. Intorno alle 15:30, Valentina chiama suo marito in ufficio. Vuole sapere se lui può accompagnarla in aeroporto. Gian Pietro però in quel momento è molto impegnato, sta lavorando nella camera oscura e le dice che non crede che riuscirà ad accompagnarla, la invita a prendere un taxi. Aggiunge però che la richiamerà e lo fa intorno alle 16:30. Tribolati richiama la moglie per dirle che, come prevedeva, non farà in tempo a passare a prenderla, ma trova occupato. Quindi scende in un bar a prendere il caffè con un suo collega e prova a richiamare Valentina, ma trova sempre occupato. A quel punto, Gian Pietro Tribolati pensa che sua moglie possa aver agganciato male il telefono. Inoltre l'apparecchio era in duplex e forse poteva essere occupato dal vicino di casa. Gian Pietro immagina che nel frattempo la moglie si sia già diretta all'Inate. In quel momento l'assassino invece ha strappato i fili del telefono. Gian Pietro quel giorno deve restituire un mazzo di chiavi ad un collega, ma si accorge, mettendo la mano in tasca, di non averle con sé. Quindi deve rientrare a casa per recuperarle. Ma quando entra nel suo appartamento si trova davanti quella scena tremenda. Martedì 18 marzo, il Corriere della Sera titola: il giallo della giovane sposina assassinata a Porta Venezia, massacrata in jeans. Emergono altri particolari. Viene ritrovato un biglietto scritto in stampatello con un pennarello verde. È l'ultimo messaggio che Valentina ha scritto a suo marito e dice: buonanotte amore, smack, firmato V. Gian Pietro dice a un giornalista: tenga, me lo farà avere quando può, le dà un'idea di quanto Valentina ed io ci volessimo bene. Gian Pietro ha accolto i giornalisti nel suo appartamento, cercando disperatamente di trovare un perché a questo terribile delitto. Vicino all'ingresso c'è la camera da letto, è un locale di disimpegno. Accanto la stanza del delitto. Il filo del telefono è stato strappato. Sopra una macchia di sangue della moglie, sulla moquette, Gian Pietro ha gettato un maglione per non vederla. È da 2 giorni che mi chiedo il perché, perché me l'hanno uccisa, perché nessuno ha sentito, perché lei ha aperto la porta. Nulla. Da 2 giorni non mi so dare una spiegazione, ci amavamo tanto, la mia vita è finita. Ogni tanto Gian Pietro apre un armadietto, prende una bottiglia e si versa un dito di whisky. Lo offre anche al giornalista e al suo amico che gli sta vicino. L'avevo conosciuta 5 anni fa in una compagnia di amici. Era vivace, spontanea, simpatica, una ragazza effervescente. Ci si trovava bene assieme, in gita, durante le serate, a cena con i compagni di lavoro, fotografi, grafici, figurinisti, modelle. Poi ci siamo persi di vista per qualche tempo e ci siamo ritrovati un anno dopo. Abbiamo ricominciato a vederci e poi abbiamo deciso di metterci insieme, di sposarci. L'anno dopo siamo diventati marito e moglie in municipio. Sono stato soprattutto io a non volere la cerimonia religiosa, non ci credevo e Valentina mi ha accontentato. Si è messa ugualmente l'abito bianco e assieme abbiamo portato un mazzo di fiori a San Fedele. Mi chiede se ci volevamo bene. Guardi che cosa mi ha lasciato. Ed è a quel punto che Gian Pietro prende dalla tasca il biglietto con l'ultimo saluto di sua moglie. Glielo aveva lasciato sul cuscino, in camera da letto. Io avrei avuto da fare per tutto il pomeriggio, sarei uscito a cena con un amico. Quelli sono i suoi ultimi saluti. Un messaggio che mi ha lasciato quel giorno prima che la uccidessero. L'amico di Gian Pietro dice che la coppia non aveva nemici, che si volevano bene, erano affiatati e non avevano avuto mai screzi. Anche economicamente stavano bene e aggiunge: non erano minimamente interessati alla politica. Non lo so, non mi so spiegare come sia potuto accadere una cosa del genere. È impensabile che Valentina abbia aperto a qualcuno che non conosceva. Dunque, o l'assassino è una persona che lei conosceva o aveva le chiavi di casa. Proprio per questo i sospetti si addentrano nella cerchia delle persone
che Valentina conosce. Mercoledì 19 marzo il Corriere pubblica un articolo in cui emergono altre indiscrezioni importanti. L'assassino si sarebbe ferito. Tracce di sangue sono state trovate nell'armadio, come se qualcuno avesse rovistato con le mani sporche. E non è vero che non manca nulla. Un orologio antico d'oro di Valentina è scomparso. Gli inquirenti sostengono che più di un furto si sia trattato di una messa in scena per depistare le indagini. È molto improbabile che un rapinatore abbia infierito in quel modo su quella povera ragazza. Valentina è stata colpita 16 volte. Troppi colpi per portarsi via soltanto un orologio di limitato valore e trascurare invece, ad esempio, l'anello che Valentina aveva al dito e tutti gli altri gioielli che si trovavano nell'armadio. Prima dell'arrivo del suo assassino, Valentina si trovava in cucina, stava lavando i piatti. Sono stati trovati i guanti che si era appena sfilata per andare ad aprire la porta. Quando è stata colpita per la prima volta, si trovava a pochi passi dalla porta del salotto. L'arma dovrebbe essere un pugnale con lama a doppio taglio, lunga 10-12 cm. I primi 9 colpi sono stati inferti al torace, di cui almeno 3 mortali, al cuore, ai polmoni. Gli altri, al braccio sinistro, sono stati inferti con tanta ferocia da staccarle di netto una mano. L'assassino ferito ha sparso macchie di sangue, rovistando nell'armadio, poi è andato in bagno a lavarsi. Ha perso gocce di sangue che hanno potuto permettere di ricostruirne la via di fuga. Molte macchie si trovano tra il terzo e il secondo piano, soprattutto lungo il muro di sinistra. Al secondo piano le macchie scompaiono. Probabilmente l'assassino ha infilato la mano in tasca. Poi ci sono altre chiazze vicino al portone e sul marciapiede. È molto importante la telefonata che Valentina ha fatto al marito, intorno alle 15:30, per chiedergli di accompagnarla all'aeroporto. Se fosse stata in attesa del suo amante, avrebbe chiesto al marito di tornare a casa? La polizia sostiene che chi ha ucciso Valentina sia un suo amico, o quantomeno un conoscente, qualcuno che forse corteggiava la donna e che si è sentito rifiutato. Ma è possibile che uno spasimante vada ad un incontro con una donna portandosi un coltello? Il 20 marzo arrivano i risultati dell'autopsia, effettuata dal professor Leopoldo Basile, alla presenza del sostituto procuratore Emilio Alessandrini. Le pugnalate inflitte alla ragazza sono 16 ed è stato appurato che quasi tutte fossero mortali, avendo leso organi vitali. Almeno 14 ferite sono state riscontrate sul davanti del corpo di Valentina e 2 alle spalle. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, la ragazza potrebbe essere stata sorpresa in cucina dall'assassino, entrato di nascosto e pugnalata subito alla schiena. Sul Corriere della Sera del 20 marzo, il disegnatore Giorgio Tagliavone ha ricostruito la scena dell'omicidio in una macabra vignetta. Quello che ha fatto Valentina da quando è rimasta sola a casa fino a quando è crollata sotto i colpi del suo assassino è stato ricostruito. Intorno alle 15, la ragazza ha telefonato ai suoi genitori, che sono preoccupati per la sua partenza in aereo. Parla con la mamma, cercando di tranquillizzarla. Poi chiama il marito, per sapere se può accompagnarla a Linate. Gian Pietro però le dice: «Non faccio in tempo, prendi un taxi». In quel momento è impegnato in camera oscura. Le dice che la richiamerà di lì a breve. Gian Pietro aveva richiamato la moglie, ma il telefono di casa risultava sempre occupato. Valentina è una donna molto diffidente. Non apriva mai la porta a nessuno che non conoscesse. Non ha subito alcun tipo di violenza sessuale. Gli inquirenti sospettano fortemente che abbia aperto lei la porta a qualcuno che conosceva, a qualcuno che aspettava. Iniziano a sospettare che forse nella vita di Valentina, oltre al marito, ci sia un altro uomo. Ma chi la conosce sostiene che sia assolutamente impossibile e dice che nella vita della coppia non ci fossero ombre. Gian Pietro e i genitori di Valentina vengono interrogati a lungo anche il giorno successivo al delitto dal dottor Enzo Portaccio, commissario della squadra mobile, ma non emerge niente. Gli inquirenti sospettano che Valentina possa aver conosciuto qualcuno sul lavoro. Durante la giornata aveva parecchio tempo libero per poter incontrarsi con qualcuno. Si indaga anche nella direzione della vita professionale della ragazza. Quale potrebbe essere il movente? Non c'è stata rapina? Non c'è stata violenza sessuale? A parte quell'orologio, da casa di Valentina non manca niente. Le piste indagate sono 3: omicidio per rapina, delitto di un maniaco e delitto passionale. Viene immediatamente escluso il movente della rapina.
Non sono stati portati via i soldi, i gioielli e l'anello che Valentina aveva al dito. Forse, dirà la suocera della ragazza, quell'orologio lo aveva prestato a qualcuno. Non è detto che l'abbiano rubato. La polizia, inoltre, esclude anche l'ipotesi del maniaco e lo fa per un motivo molto preciso. Valentina era completamente vestita ed è improbabile che abbia aperto la porta ad uno sconosciuto. Di questo sono tutti estremamente convinti. Valentina aveva molta paura ed era prudente. Un anno e mezzo prima, nell'appartamento di via Settala, c'erano stati i ladri e avevano rovistato in tutte le stanze. Un mese prima del suo omicidio, c'era stato un nuovo episodio misterioso. Durante la notte, qualcuno aveva spaccato il finestrino di una delle automobili di Gianpietro Tribolati, una Land Rover parcheggiata vicino a casa. La coppia usava anche una Renault. Qualcuno, dopo aver spaccato il finestrino, aveva gettato al suo interno una Molotov che però non era esplosa. Valentina era diventata diffidente e aveva chiesto al marito di rinforzare la porta, sulla quale erano state montate 3 serrature. La ragazza aveva anche l'abitudine di socchiudere la porta, assicurandola con una catenella prima di aprire. Gianpietro racconta un episodio molto particolare. Qualche giorno prima del delitto, un suo conoscente si era presentato a casa loro mentre lui era ancora al lavoro. L'uomo aveva suonato il campanello, Valentina aveva chiesto chi fosse e l'uomo dall'altra parte della porta aveva risposto con il suo nome e cognome. Ma Valentina non aveva riconosciuto la voce e subito si era rifiutata di aprire. Addirittura, per farsi convincere, aveva chiesto all'uomo di passarle la carta d'identità sotto il battente della porta. La terza ipotesi è quella dell'amante. Forse il fatto che il marito non fosse in casa potrebbe aver indotto qualcuno ad andare a trovare Valentina e la donna potrebbe aver aperto la porta senza sospettare nulla. Forse potrebbe trattarsi di un semplice conoscente o di un amico e dalla chiacchiera tranquilla l'uomo potrebbe essere passato all'aggressione violenta, spiegata forse da un rifiuto della donna. La polizia non esclude anche la pista che riguarda molte persone vicine alla loro famiglia. Il 21 marzo ci sono i funerali della povera ragazza. Gianpietro Tribolati non assiste alla funzione. Dall'obitorio ha preferito raggiungere il corteo funebre al cimitero di Musocco. Alcuni agenti hanno fotografato il corteo funebre, nella speranza che l'assassino non abbia saputo resistere alla tentazione di assistere al funerale della ragazza. Le fotografie di tutti i presenti verranno studiate con attenzione. Intanto in questura il dottor Enzo Portaccio ha interrogato Pietro Piccini, 42 anni, funzionario dell'ANIC, collega di Valentina con il quale la giovane doveva partire per la Germania. Anche lui aveva tentato più volte il giorno del delitto di telefonarle dall'aeroporto. Anche lui aveva trovato il telefono sempre occupato e a una certa ora era partito da solo. Il 24 marzo gli inquirenti parlano di una nuova ipotesi. Valentina forse potrebbe essere stata ricattata, forse il suo assassino potrebbe aver preteso del denaro da lei e allora lei gli ha consegnato quell'antico orologio d'oro del valore di circa 500.000 che non è stato più ritrovato. Il fatto che di lì a poco Valentina avrebbe dovuto prendere un aereo per Francoforte apre anche un'altra ipotesi, quella che forse l'assassino pretendesse che lei portasse per lui qualcosa all'estero. Gli inquirenti ipotizzano che la ragazza potesse essere rimasta coinvolta a suo malgrado in traffici illeciti. Forse al rifiuto di Valentina l'uomo potrebbe aver reagito male. Si ipotizza che la discussione tra i due sia durata pochissimo. L'assassino indossava ancora il cappotto, dal quale, cercando di difendersi, Valentina ha strappato un bottone. Viene attenzionato anche un pregiudicato abbastanza conosciuto nella zona di Porta Venezia. L'uomo ha 30 anni e vari precedenti nel campo della prostituzione e in altri traffici ed è sparito da una settimana. Anche se, dicono gli inquirenti, la sua scomparsa non è per forza legata al delitto. Lo stanno comunque cercando con insistenza. Sembra che sia stato notato una volta mentre parlava insieme a Valentina. Dunque, la nuova pista seguita è quella del ricatto, anche se ancora al centro dell'inchiesta rimane un amante segreto. Un ipotetico amante segreto, perché la vita di Valentina è stata scandagliata e non emerge nulla di strano. Le sue amiche, inoltre, dicono che era innamorata del marito come il primo giorno.
Tra gli amici di Valentina c'è anche Nino Sindona, uno dei figli del noto finanziere siciliano. Il ragazzo racconta: era una ragazza molto timida, simpatica, l'avevo conosciuta qualche anno prima, nel 1968, mi pare, perché filava con un mio carissimo amico. A quell'epoca facevo fisica alla statale. Questo mio amico si è sposato ormai da qualche anno e vive in Liguria. Ci si vedeva spesso con Valentina. Il suo ex fidanzato, per i suoi impegni di lavoro, veniva a Milano soltanto per il fine settimana e quindi, quando c'era da organizzare qualcosa, tutti in compagnia la chiamavamo, altrimenti sarebbe rimasta da sola. Era venuta diverse volte anche a casa mia con il suo fidanzato. Aveva conosciuto mio padre e mia madre. Non ho alcun motivo per negarlo. Io sono stato per Valentina nient'altro che uno dei suoi tanti amici. Una delle tante persone che ciascuno conosce nella vita. Era soltanto la ragazza del mio più caro amico. Sono convinto al 100% che si sia trattato di un atroce assassinio occasionale. Sabato 29 marzo si parla finalmente di una svolta nel giallo di Valentina. Il Corriere titola: l'assassino non si è ferito. A 2 settimane di distanza dall'omicidio della povera ragazza, gli investigatori sono ottimisti. Contrariamente a quanto si era creduto, l'omicida non è rimasto ferito durante l'atroce delitto. A proposito delle tracce di sangue che sono state trovate lungo le scale sul marciapiede, gli inquirenti avevano pensato inizialmente che l'omicida si fosse ferito ad una mano durante la colluttazione. Il sangue era stato trovato anche nel lavandino in bagno e in un armadio dove aveva cercato qualcosa, o forse cercato di mettere in scena un tentativo di rapina per depistare. A distanza di 2 settimane, Gianpietro Tribolati, dopo molte contraddizioni, forse anche dovute allo shock, spiega finalmente che le tracce di sangue nell'armadio le ha lasciate lui. Era sangue di Valentina, col quale si era sporcato mentre tentava di soccorrerla. Tribolati aveva detto di non ricordare di essere andato in bagno, ma anche questo, forse, può essere legato allo shock. Forse l'uomo è andato in bagno per pulirsi le mani, dopo aver toccato il corpo senza vita della moglie ed essersi sporcato. La convinzione degli inquirenti ora è che tutte le tracce di sangue trovate lungo le scale appartengano a Valentina. Sarebbero gocce di sangue di cui erano intrisi gli abiti dell'assassino. Si attendono anche i risultati degli esami effettuati dall'Istituto di Medicina Legale per accertare se il gruppo sanguigno sia lo stesso della vittima o quello di un'altra persona. Tribolati viene interrogato di nuovo ed è sempre più convinto che si sia trattato del delitto occasionale di un maniaco o del tentativo di una rapina finita male a causa della reazione della moglie. La polizia, invece, è più propensa a credere che il movente possa essere più personale, un movente passionale o di gelosia. Tribolati ha spiegato nuovamente tutti i suoi movimenti di quel giorno. L'uomo si è corretto e ha detto di ricordare di essere uscito alle 14:45 e non alle 15:45 e di essere ritornato a casa poco dopo le 18. Ha fornito chiarimenti anche sul luogo in cui aveva trascorso le ore del pomeriggio, cioè non nello studio pubblicitario di via Serbelloni, come aveva sostenuto in un primo tempo, ma nell'ufficio di una ditta. Non l'ha detto subito, dice, perché in quell'ufficio aveva da poco ottenuto un lavoro come consulente tecnico e non voleva che comparisse sui giornali il nome del suo titolare. Dice di essere uscito dall'ufficio intorno alle 17:30 e di essere tornato a casa dopo le 18. Gli inquirenti gli chiedono che cosa abbia fatto tra le 17:30 e le 18. L'uomo risponde: «Non ricordo bene. Credo di essermi bloccato nel traffico». È sabato 12 aprile 1975. Un'amica ha ucciso Valentina. Il titolo sul giornale fa paura già di per sé, poiché lascia immaginare una situazione in cui un volto amico diventa nel giro di pochi secondi una maschera della morte. Secondo gli inquirenti, Valentina è stata uccisa da una donna, un'amica che per gelosia e forse per un conflitto di interessi ha voluto liberarsi di lei. Nell'appartamento di via Settala 57 era stato trovato il bottone di un cappotto. Secondo gli inquirenti, c'è una donna, di cui sospettano, che nei giorni successivi all'omicidio si sarebbe sbarazzata di un soprabito. La donna sulla quale si concentrano i sospetti farebbe parte della cerchia di persone vicine a Valentina e a suo marito. Si tratterebbe di una persona che aveva con la ragazza
un rapporto molto stretto, con la quale Valentina pare avesse avuto alcuni screzi. Una testimonianza importante è arrivata da parte di una modella milanese che si è presentata alla polizia riferendo di alcune voci, seppure contraddittorie, che metterebbero in evidenza una doppia vita di Valentina. A 4 metri dal corpo della ragazza, la polizia ha trovato una forcina per capelli. Anche Valentina le usava ogni tanto, ma la forcina in questione è diversa da quelle che usava lei. Questa è una forcina per capelli chiari. Nell'appartamento non sono state trovate altre forcine di quel tipo. Il sospetto è che quella trovata sulla moquette appartenga a un'altra donna. Inoltre, la polizia scientifica ha ritrovato un'impronta di un tacco di una scarpa femminile impressa nel sangue, lasciata dopo il delitto. Non si tratta di un tacco a spillo, ma un tacco basso, tipico di una calzatura di una persona anziana, dicono. Gli inquirenti hanno controllato tutte le scarpe di Valentina e nessuna corrisponde a quell'impronta. Dunque una donna anziana con i capelli chiari. Su di lei si rivolge l'attenzione della polizia. Pare ci sia un'indiziata. Emerge anche una sorta di movente. Gli inquirenti sospettano che forse la donna in questione potrebbe aver scoperto della doppia vita di Valentina, la stessa doppia vita di cui avrebbe parlato la modella alla polizia. Non si esclude che sia entrata nell'appartamento con un'altra persona, forse un uomo, forse per chiederle conto proprio di quanto avesse scoperto sulla doppia vita della ragazza. Nel frattempo viene intervistata Gina Tribolati, 65 anni, la madre di Gianpietro, suocera di Valentina, che sostiene: «È stata una donna a uccidere Valentina, ne sono sicura. Un'amica che le voleva del male, che la odiava, forse per motivi di lavoro, forse per altro. Ho anche io dei sospetti, cosa crede? È da quel giorno che ci penso, che non so darmi pace. Voglio vedere anch'io in faccia l'assassino o l'assassina. Voglio vedere in faccia chi ha spezzato la felicità di Valentina e di mio figlio». Gina Tribolati abita vicino a Piazza Amendola. «Un tempo, dice, tutta la casa era mia. Ora non mi resta che l'appartamento in cui vivo. Ho dato milioni a mio figlio e a mia nuora, dell'oro, automobili. Sono state pagate con i miei soldi, soldi miei e di mio marito, altro che risparmi, altro che guadagni favolosi. Mio figlio all'epoca delle nozze era ancora alla ricerca di un posto per Valentina. Allora era ancora agli inizi della sua carriera di figurinista. Denaro in casa ne circolava poco. Un giorno, ai primi tempi del matrimonio, Valentina venne in casa mia e si mise a piangere, sconsolata. Non piangere, le dissi, si riesce a mangiare lo stesso. All'inizio non ero molto contenta del loro matrimonio. Mi sembrava che mio figlio fosse trascurato dalla moglie. Era sempre vestito in maniera approssimativa. Sì, certo, come usano i giovani d'oggi, ma questo mi faceva dispiacere. Avevo sempre sognato per Gianni una moglie che restasse in casa, in famiglia, invece si è sposato con una giovane troppo moderna, troppo lontana dalle mie idee, dalle idee della mia gioventù. All'inizio non ero molto contenta, poi però mi sono dovuta ricredere. A Gianpietro aveva fatto bene la vicinanza di Valentina, si era trasformato, era diventato più uomo, si volevano bene, non litigavano mai. Di qui a un paio d'anni avevano programmato anche il loro primo bambino. Anche io, giorno dopo giorno, mi ero affezionata a mia nuora. Anzi, se venite con me, vi darò una prova del mio affetto per Valentina. Nella banca dove sto andando ho una cassetta di sicurezza. Dentro ci sono i miei gioielli, non cifre astronomiche, ma comunque un discreto valore. Ebbene, oltre alla mia firma c'è quella di Valentina. Ho voluto fare così perché nel caso fossi morta improvvisamente, la moglie del mio Gianni potesse averli subito. A Gianpietro lasciavo il mio denaro e a Valentina i gioielli. L'orologio d'oro di Valentina, che è scomparso, glielo aveva regalato proprio sua suocera. Gliel'ho regalato io l'anno scorso per l'anniversario del loro matrimonio. Non so che fine abbia fatto, forse Valentina lo ha prestato a qualche sua amica. Lo faceva spesso, anche con le pellicce. Il giorno in cui Gina Tribolati rilascia questa intervista, sta effettivamente andando in banca a Piazza Giovanni dalle Bande Nere. Ha un appuntamento con una sua amica. Deve fare annullare il nome di Valentina dalla cassetta di sicurezza. La donna continua. «Eravamo insieme il giorno della disgrazia», dice indicando l'amica. «Era venuta da me verso le 14:30, erano diversi giorni che stavo in casa, che non mi sentivo bene. Mi era venuta a trovare. Usciamo assieme un attimo verso le 18:30 per fare la spesa.
La sera mi telefona il mio ex marito, dal quale sono separata. Hanno ucciso la mia bambina, mi urla al telefono. Credetti che si trattasse della figlia, una bimba di 6 anni che abita con lui a Lugano. Solo in un secondo momento capii che avevano ammazzato mia nuora. Il 13 aprile del 75, gli inquirenti parlano di una donna appartenente alla famiglia sospettata di aver ucciso Valentina. La persona viene sospettata già a 4 giorni dall'inizio delle indagini. Gli inquirenti sono convinti di essere prossimi alla soluzione del giallo. Secondo il perito dell'autopsia, i colpi sono stati inferti orizzontalmente o dal basso in alto. A vibrare quelle coltellate deve essere stata una persona di bassa statura, in ogni caso inferiore a quella di Valentina. C'erano inoltre altri elementi che gli inquirenti all'inizio delle indagini avevano tenuto segreti. Il dottor Portaccio e il maresciallo Giannattasio seguirono una pista fino in Toscana, dove trovarono un testimone in grado di accreditare la tesi più sconcertante. I sospetti circolano attorno alla madre di Gianpietro, ma alla fine saranno soltanto ipotesi. Sospetti, testimonianze poco chiare, interrogatori, indagini tortuose, che non hanno portato assolutamente a nulla. Le indagini si sono completamente fermate e il nome di Valentina Masneri viene affiancato a quelli delle altre vittime, altre donne uccise tra gli anni 60 e gli anni 70, uccise barbaramente a Milano e nei dintorni. Il 2 marzo del 1976 viene pubblicata un'intervista a Gianpietro Tribolati. Il titolo dice: «Il marito di Valentina accusa la polizia». «Non posso ringraziare la polizia. Ha fatto poco, troppo poco per scoprire l'assassino di mia moglie. Non ha neppure controllato gli alibi dei sospettati, delle persone che, non sono molte, avevano a che fare con la nostra famiglia, con il nostro lavoro, che frequentavano casa nostra». Le indagini sono state una farsa, niente di concreto, di profondo o di serio. È passato quasi un anno dall'omicidio di mia moglie ed è come un tarlo che mi rode, che non riesco a togliere. Il terribile sospetto che al momento giusto si sarebbe dovuto fare di più, trovare una traccia, un nome, un particolare che avrebbe potuto smascherare l'assassino, non mi dà pace. Invece non si è fatto nulla. Quando il giornalista gli chiede chi può essere stato ad uccidere sua moglie, Tribolati risponde di non averne la più pallida idea e che anche se ne avesse una, se la terrebbe ben stretta, aspettando un possibile passo falso dell'omicida. A proposito delle ipotesi fatte dagli inquirenti, quelle riguardanti una donna amica che odiava Valentina, Gianpietro dice: «Assurdo, non ci penso nemmeno». Gli inquirenti hanno sospettato anche di sua madre e a questo proposito l'uomo dice: «Quando hanno sospettato di me, non mi sono offeso. In questi casi il marito per forza di cose è il primo ad essere quasi sempre sospettato. Il fatto è che io e Valentina ci amavamo. Non avrei mai avuto un motivo valido per farle del male. Quello che mi ha lasciato invece un po' perplesso sono stati i dubbi su mia madre, che era anziana e sofferente di cuore, al momento del delitto era a letto ammalata. E poi lei e Valentina non avevano mai litigato». Nel 1977 gli inquirenti ricevono una lettera anonima riguardante la morte di Valentina. È una pagina scritta in stampatello in cui una persona anonima fa riferimento ad un uomo di nome Pino, attribuendogli il delitto della ragazza. Questo Pino, all'anagrafe Giuseppe P., all'epoca aveva 4 anni più di Valentina, 29 anni. Viveva nell'Interland milanese ed era dipendente di una ditta di porte, serrature e sistemi di allarme. Forse la lettera potrebbe essere anche un depistaggio o un tentativo di diffamare un innocente. Pino venne rintracciato, ma dichiarò di non ricordare assolutamente dove si trovasse il giorno dell'omicidio e non poté fornire un alibi. Del resto è difficile ricordare dove si è stati a distanza di un anno in un determinato giorno. Pino sparisce quindi dalle indagini. Sicuramente però attorno alla figura di quest'uomo qualcosa di interessante c'era, e cioè il suo mestiere. Per coincidenza si occupava di serrature e tra gli anni 60 e gli anni 70 a Milano e nei dintorni sono state uccise diverse donne. In particolare nei delitti di Valentina, in quello di Adele Margherita Dossena, madre dell'attrice Agostina Belli, in quello di Salvina Rota e in quello di Tiziana Moscadelli, non c'è stata manomissione della serratura. Martedì 7 giugno 1988, il Corriere della Sera titola:
l'Italia dei misteri irrisolti, in Lombardia una serie di delitti che hanno turbato l'opinione pubblica. Il vice capo della mobile dice: non abbiamo nulla, nemmeno un indizio. Qualcuno inizia ad ipotizzare che a Milano ci sia un serial killer: Salvina Rota, Simonetta Ferrero, Tiziana Cozzi, Valentina Masneri, Lidia Macchi, Maria Luisa D'Amelio. Sono state tutte uccise da maniaci sessuali. Nell'agosto del 2021, un articolo di giornale parla delle donne uccise tra gli anni 60 e gli anni 70 che non hanno mai avuto giustizia. Il 26 novembre del 1963 viene uccisa Olimpia Drusin, 44 anni, pugnalata a bordo della sua macchina, un'Appia terza serie grigia a ridosso del Parco Sempione, nel quartiere Greco. L'assassino la colpisce con numerosi fendenti sull'addome e sul torace, vibrati con grande forza. Nel maggio del 1964 viene uccisa Elisa Casarotto. Anche lei, come Olimpia Drusin, fa la vita, si prostituisce e viene trovata in un bosco in località La Chiarella. Il 16 febbraio del 1970 viene uccisa Adele Margherita D'Ossena, 54 anni, madre dell'attrice Agostina Belli, anche lei ammazzata a coltellate. Il 17 giugno del 1971 Salvina Rota, 22 anni, commessa di un supermercato, esce dal lavoro e torna a casa in via Melchiorre Gioia. Si mette a guardare la televisione. In TV danno Ancora una volta consentimento, interpretato da Yul Brynner. A un certo punto un uomo aveva suonato alla porta, aveva tentato di violentarla e l'aveva tramortita con un colpo di bastone prima di strangolarla con il filo del telefono. Un mese dopo, il 24 luglio del 1971, Simonetta Ferrero, di 26 anni, deve partire per le vacanze in Corsica con i suoi familiari e sua sorella, ma non fa rientro a casa. Viene trovata due giorni dopo, lunedì 26 luglio, da un seminarista entrato nei bagni femminili della scala G dell'Università Cattolica. L'attenzione del ragazzo era stata richiamata dallo scorrere dell'acqua da un rubinetto lasciato aperto. Nemmeno l'autopsia riesce a stabilire il numero di coltellate ricevute da Simonetta Ferrero, tra le 33 e le 45. Il 12 febbraio del 1976 viene uccisa Tiziana Moscadelli, una prostituta di 20 anni, trovata morta nell'appartamento di via Tertulliano 58 che aveva preso in affitto con altri due uomini che si prostituivano. Il 30 novembre del 1979, nel suo appartamento al quinto piano di via Don Gianola 3, a Garbagnate, viene uccisa nel bagno con 6 coltellate Tiziana Cozzi, di 26 anni. La trova il marito. L'assassino si arrampica su un'impalcatura, entra nel bagno attraverso la finestra e la coltella. L'8 novembre del 1987 viene uccisa Maria Luisa D'Amelio, detta Mary, 17 anni, aggredita, violentata e uccisa a sassate nella periferia ovest di Milano. Il 5 gennaio del 1988 viene uccisa Lidia Macchi, anche lei a coltellate a Cittiglio, in provincia di Varese. 3 degli omicidi sono avvenuti nella zona tra Porta Venezia e la stazione centrale di Milano e dintorni. Infatti, Salvina, la 22enne commessa, viene uccisa in via Tonale, Adele Margherita D'Ossena viene uccisa nella pensione di due piani che gestisce in via Copernico 18, Valentina Masneri nel suo appartamento in via Settala 57, Tiziana Moscadelli in via Tertulliano 58, Simonetta Ferrero all'Università Cattolica. È stato anche appurato che sicuramente ci fosse un legame tra Adele Margherita D'Ossena ed Elisa Casarotto, nonostante quest'ultima fosse di 20 anni più giovane. Una foto le ritrae insieme. Un'area a triangolo all'interno della quale probabilmente, secondo il criminologo Franco Posa, l'assassino viveva o lavorava. Nel caso dell'omicidio di Adele Margherita D'Ossena, la donna aveva tentato di afferrare il telefono per dare l'allarme, poi si era servita dello stesso per difendersi, avendo capito che l'apparecchio era stato staccato per impedirle di chiamare aiuto. Anche negli appartamenti di Valentina Masneri nel 75 e di Tiziana Moscadelli nel 76 il telefono fisso veniva sganciato dalla presa dall'assassino. A Milano c'è stato un serial killer o tutte queste donne sono state uccise da mani diverse nonostante si possano individuare tratti comuni nel modus operandi e qualche legame tra due delle vittime? Valentina Masneri è stata uccisa da una donna per motivi legati alla sua professione? È stata uccisa per motivi legati a dei traffici illeciti?
È un delitto passionale. È opera d'un maniaco. Ma se così fosse, come è potuto entrare in casa, visto che la ragazza aveva molta paura e diffidava di chiunque? Aveva forse una copia delle chiavi e la sorpresa alle spalle mentre lei lavava i piatti. Di Valentina rimangono tantissime fotografie. In particolare, 4 immagini bellissime gliele ha scattate Gian Pietro, il suo amore, il giorno prima del suo omicidio. Ad oggi, il suo assassino non ha ancora un nome.